Allora, al termine della conferenza stampa con tanti tifosi, Marco De Lucia, nuovo presidente del Campobasso, si è presentato con la figlia Teresa con tanta passione, ha detto: voglio vincere subito a Campobasso. L'operazione è avvenuta praticamente un mese fa, l'acquisizione del Campobasso. Certamente, come lei diceva, vogliamo vincere. È stata una cosa molto veloce venire qui così in fretta. Ho messo uomini importanti in campo, conoscitori del calcio, tecnici importanti, consiglieri a livello nazionale con tantissima esperienza, come Aliberti, che è rimasto ancora con noi, l'ex presidente Salernitana e presidente vostro, ma è stato con noi tanto tempo. Ecco, insieme vogliamo costruire, ragazzi. Ovviamente c'è bisogno dell'aiuto di tutti quanti, regione, tifosi, gente che deve voler bene al Campobasso. Noi saremo qui, oltre che come imprenditori, io, la mia famiglia, specialmente con mio fratello, i miei figli e i suoi figli, come tifosi di questa società. E lo vedrete nel campo, come ci terremo più di voi, che questa società deve arrivare in alto. Ho detto, ci vuole tempo, ragazzi, però io mi aspetto che già quest'anno debba succedere qualcosa di importante, perché in un modo o nell'altro io devo salire di categoria. Non so come, ma ci proveremo a tutti i costi, sul campo e anche fuori campo. Faremo i mezzi per riuscire a portare questa società in alto. Siete proprietari del 60% della società, la situazione contabile della stessa era pesante prima, adesso... Stiamo alleggerendo, stiamo risolvendo tutti i problemi vostri, dovete capire innanzitutto che non siamo qui gente sprovveduta, non solida, che arriva in una regione così importante a creare casini. Noi dobbiamo mettere a posto tutte le cosine. I nostri cari amici e i nostri tecnici sono già attivati per risolvere tutti i problemi. L'iscrizione è avuta regolarmente, sono state versate quello che c'era da versare alle banche. Siamo qui per questo. Io non butterò soldi, specialmente i soldi della società, nemmeno i miei, però posso garantirvi che i fondi che saranno messi in questa società dovranno dimostrare al popolo che c'è qualcuno che vuole bene Campobasso. Bene, in bocca al lupo, complimenti per le ambizioni che avete già da subito come famiglia De Lucia. Ma l'ambizione di vincere non abbiamo nel DNA. Ovviamente il calcio, come diceva il carissimo Alberico, è imprevedibile. Ci sono cose che non si possono sapere come vanno a finire. Però vedo gente che lotta, in campo, fuori campo. E allora a quel punto, anche se perdo, sono contento. Ma vedo gente che lotta fino all'ultimo minuto. Questo è il mio auspicio.